Buonasera a tutti, sono Luigi Onara, cosa preferite? Bentornati su Dragon Zero Cambato Global nel nostro account Free to Play, che come penso vedrete anche la nuova grafica grazie al sommo grafico che segue ogni mia evoluzione. Allora, prendiamoci un pochino i vari reward con cui il ticket che puleremo subito. Dopodiché, ok, ho qualche missione finita, non dovrei avere missioni da zero. Appena si carica, ah, invece sì. Ah, aspettate un secondo, mentre parlo di cosa facciamo in questo video, così facciamo il triplo ticket alla ricerca di qualche SSR decente. Se non sbaglio mi basta Ciro Extermination. So cosa fare stasera. Che qua prendo il primo che capita, tanto è una cagata di evento. So cosa fare stasera. Stasera probabilmente vado avanti nel mio piano per portare le Air Tanks. Allora, questo episodio sarà il nostro primo approccio al Battlefield, che finirà malissimo. Per fare questo approccio dovrò vedere che team riesco a fare colore. E temo di poterne fare davvero pochi, ma vediamo un po' e proviamo a tosta dire cosa voglio provare a fare. Finire quantomeno il primo livello e poi andare un po' avanti al secondo senza esagerare. Metal Cooler, sinceramente, però penso lo sappiate che mi ispira abbastanza. Come se non bastasse, portiamo anche a tour Goku IV e l'R, in quanto non vediamo le Dokkan Element, che lo vedremo nell'episodio in cui lo portiamo l'R. Vedremo il suo e quello di Goku IV normale, cioè quel portatura anche lui. Anche se sono tante run. Però intanto portiamo a tour Goku IV, che è già un leggero passo avanti rispetto a come adesso. Allora, ok. Ora dobbiamo capire un pochino che team possiamo fare per il Battlefield. Abbiamo bisogno di tanti team colore, questa è la triste realtà della vita. Il Battlefield è una boss rush con team colore, praticamente, quindi nella missione, grazie, ok, perfetto. Iniziamo a vedere i team colore che possiamo fare. Qua mi lascio soltanto il Pure Saiyan. Scusate, siamo da Super AGL. Vabbè, Super AGL direi che non sarà un problema come team. Questa è la mia idea, dobbiamo un attimino evolverla. In quanto ho anche bisogno naturalmente di portare a WRPG, sperando di avere abbastanza medaglie e tutto, quindi approfittiamone. Super AGL zero problemi. Sarà tosta qua, bisogna sperare anche di avere abbastanza medaglie di Gregory. Intanto, Goku Evo, oh, Vegeta. Gli posso dare anche l'ability, l'ho anche già iniziato come vedete a allenare. Quanto potrà più che aiutare. Potrei portare l'S al massimo. E sì, dovrei portarlo anche a tour lui. Vediamo un attimo. Non gli ho ancora dato l'ability, quindi risolviamo. Sì, questo sarà un episodio con molto più teoria che pratica, perché faremo alla fin fine. Sinceramente, però, essendo ability 1, Vegeta Tetti Max. Solo una cosa, ho degli sleeping, allora
Affrontiamo il mio acerrimo nemico 30%. Vediamo come va. S5 ci è arrivato solo quei 30%. E ci rimane. E ci rimane. Va bene così. Vabbè, SA10, ability 1. Qualcosina sarà in grado di fare. Diciamola in questo modo. Critico. Additional. Critico. Critico. Il Battlefield e il Road saranno il traguardo finale di questo account, a mio avviso. La rival, se riusciamo a non cascar male, a fare tutto quello che mi sono prefissato di fare, non penso avremo alcun problema. Ok. Un ability 1, bello bello cazzuto, mi piace. Poi traininghiamo lui. Che ora che ci penso, in realtà forse io sto facendo un errore, ovvero io non ho neanche visto quali sono i colori, però voglio, devo anche pensare di iniziare a crearmi dei team, quindi è abbastanza obbligatorio avere anche dei team colori, per, forse non per questo battle, però per il prossimo. Un buffer fa sempre comodo, quindi me lo tengo. Ok, ok. E anche Torajan Tape, che nel giappo Rainbow. Qua già tanto se un giorno gli darò un ability 1. Siamo messi malissimo con i Gregory, però abbiamo un super agile, che spero tanto che sia uno dei team che andiamo a giocare. Giusto, prima che me ne dimentico, come vi ho detto, abbiamo da portare a tour lui, che ho fatto tutte le missioni per farlo. Ottimo. Ecco qua, e l'abbiamo finalmente a tour, ability free, però funziona. Eccoci qua. Ulteriore evoluzione del nostro carissimo Pure 6, anche pian piano tolto lui, pian piano si avvicina a una sua forma. Allora, Goku Family lo possiamo cancellare. E a sto punto però davvero mi conviene andarmi quantomeno a vedere i colori dell'Ultimate Clash, perché ok, quindi abbiamo bisogno, la GL è l'unico che non servirà un cavo, fantastico, sono felicissimo di queste notizie. Quindi c'è bisogno di un di STR, int e tech e fisico. Quei quattro vorrei riuscire a battere. STR, vabbè, STR in realtà sono abbastanza convinto. STR così e siamo a posto. Int, fisico, int. Questo sono convinto un pochino meno, però dettagli. Se sono convinto meno mi sa che è riduttivo. Grazie Ultra Instinct per non averlo avvertito con Media di Gregory. Poi abbiamo detto Pandel, la somma.
Grazie anche a te, Pandel. Cavolo, abbiamo finito di vedere gli yokai. E mica me ne sono accorto. Se questo è un opinione dell'Orkai, non del Kaioshin. Figuriamoci. Ok, e poi abbiamo bisogno. Dimmi, ti prego, che posso creare un super tech minimamente migliore. Anche un extreme, ti chiedo per piacere. Mi sa che dobbiamo rinunciare al tech, cioè dovremmo usare altro. Perché non ho tech. No, però non è schifo. Cioè non è che sei meglio. Se fai ancora più schifo. Cioè non ne parliamo. Ci ho messi male, male proprio. Però qua devo portare almeno a... almeno teatro devo portarti, che volendo potrei provare anche a evolvere... Oh, non c'è bisogno dei Kaioshin. Finirà molto male questo Butterfield, ragazzi. Finirà davvero tanto, tanto male, ma... andiamo, andiamo. A sto punto vediamo di far qualcosa. Abbiamo una GL tanto forte da usare come ultima carta. Auto, ma ne abbiamo 28, non abbiamo nessuno quasi. Mi andi che è morte morire. Allora, sì, perché io sono un idiota, ci vogliono 7 PG, non 6. Sono abbastanza confidente riguardo il team, quindi speriamo bene, ragazzi. Qua rischiamo che anche Muden ci shotti male. Ah, oh no, dai, almeno Vegeta SA1, però già tutti i nodi. Infatti, quando è... ah, vabbè, almeno abbiamo i Super Saiyan 4 insieme, almeno. Ecco là. Non commento. Ok, allora. Qua ci dovremmo un pochino cavicchiare. Comunque nell'R Ability 2 che si becca la sua piena libera. Infatti, cioè, da arrivare a quello, per me penso che ormai anche battere il terzo nemico sarà probabilmente la cosa più difficile che mi viene in mente di fare, perché qua la vedo nera. Salesa proprio poca
grandi aspettative su di te, Gogeta. Minchia, addirittura becchi meno di 10.000 danni. Sono commosso, Gogeta, sono commosso. E hai fatto addirittura 200.000, cioè, sulla commozione si spreca in questa battaglia. E quello è il mio obiettivo, pian pianino arrivare un giorno, farlo bene. Ma nel Battlefield... Ah, vero. Abbiamo quest'arma. Vabbè, dei team colore a oggi... No, è la GL, è la GL. Sto dicendo dei team colore a oggi, no, è la GL. Ok. E te l'abbiamo fatto, ci becchiamo la nostra stone, ci becchiamo i nostri punti con cui non so che cosa potrò fare perché sono due punti in croce, ma va bene. Va bene. Next. Il boss che era 19. Questo sarà divertente. Diciamo che il mio obiettivo è vincere il secondo round. Mi pare già difficile di suo. Sinceramente, non vedo come cavolo lo possiamo battere. Sto C19. Oh signore, mi ha messo non male di più. Però forse sto Vegeta aveva. Non è quello che tipo di. No, tanto non lanciamo la special, quindi il problema non si pone. Sì, questa sarà la prima grande sconfitta del mio account nuovo, ma. Diamo tempo al tempo, e se buonanotte. Diamo tempo al tempo e ce lo mangeremo a un certo punto il Battlefield. Non mi vengono neanche loro SSR, non mi sa che tutti quanti SSR fanno special key, giusto? Non è un nostro problema dato che siamo morti. Allora. Il mio obiettivo è ucciderti, sinceramente. Non so come, ma... Codesto è il mio obiettivo attuale. Qua devo capire, vabbè in realtà posso vederlo così. Ah, bello! Proprio GG per me. Cioè, gli unici a non avere la special. Ah no, forse era Trunks, ho visto male. Forse Trunks non aveva la special. Special key. Ho visto male io. Ah, tanto moriamo. Quindi neanche lui riesco a uscire. Capisco. È triste. Questa è davvero una sconfitta sotto ogni possibile aspetto. Pensavo che almeno lui l'avrei potuto uccidere, ma non ricordandomi che cavolo fosse, ho dimenticato il fatto che assorbe le specie. Quindi avendo pochi PG è totalmente infattibile per me affrontarlo. Anche perché qua che posso fare sinceramente? Cioè lui assorbe. Ok, c'ho i Goku. C'ho i Goku con cui posso provare a farlo fuori. No, anche Teri. No, ok, è l'altro Goku, il Goku Evo. Comunque posso provare.
Però poi fa così e gli regaliamo la vita, quindi. Ero troppo ottimista. Vuol dire, in realtà no, perché fossimo in un altro Battlefield, non in questo, avremmo superato il primo round. Qua il problema è che non posso neanche lanciare le special con chi voglio, cioè qua ragazzi tanto sono morto. Inutile. Ok, grandissima, terrificante sconfitta, ma dalle sconfitte che potremmo ottenere delle vittorie. Almeno ho capito che è davvero troppo presto per il Battlefield. Troppo, troppo, troppo presto. Ok. Lo accetto, mi prendo giusto le pochissime, poverissime ricompense e buona. Questo giro ho vinto il Battlefield. Ma, tornerò più forte di prima. E farò il culo. E prenderò come Metal Cooler. Quando ormai non mi servirà più a nulla, probabilmente, ma lo prenderò comunque. Ah. Ok. Facciamoci anche Pan Adventure, così riesco a fare le missioni. Facciamo le tre single coi ticket, magari ci danno il contentino. No, 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 quale vegevo? Ci mette solo il doppio del tempo a finire lo stage. È una roba che non serve a nulla, tanto è uno stage del cavolo. Mi ricorderò di questo. Comunque ragazzi, prima che me ne vada, vi avviso che il servizio di reselling è ripreso per iOS sia JAP che Global. Quindi se volete shoppare per i 300 kk, questo è il momento adatto, anche perché non sappiamo quanto durerà attivo il servizio. Domani dovrebbe tornare attivo su Android, quindi potete andare su Mobile Italy Way in descrizione e già prenotarvi. Tutto questo chiudiamo, vediamo giusto la specie che l'ho portato all'R da pochissimo anche nel giappo. Mi piace prendere i frame dai film e usarli. Perché hai fatto un additional quando non devi farla, Broly? Perché? Pur qua. Why? Vabbè. Niente QBP. Lei, ragazzi, non avete idea di quanto la voglio. Questo account, un OPG come QuimbyPan, può fare la differenza. Sia per il Super STR, sia per il Goku Family, perché per Half-Blood. Che per praticamente qualsiasi cavolo di team in cui si possa giocare, LR full ability con regen. Tanta roba. Ok. No. Qua. Perfetto, abbiamo tre single. Vediamo un po', tipo non mi esce un SSR in sta batch da quando c'è uscita nel video l'ultima. Goku da solo,
non ho volume, quindi non so se uno guarirà o cosa. Non era uno guarirà. Seconda single. Vado a vendere tante statuine. Dai, Majin Buu con Satan, Vegeta, qualcosa, Riff. Super Saiyan. Uno. Manco a pagare. Oddio, ogni tanto esce nelle sere anche così, ma tu, vabbè. Ragazzi, penso che tutti noi sappiamo com'è questo Trunks e il tumore vivente di Dokkan Battle 4 anniversario. Ce n'era anche un PG simile nel terzo, ricordo. Ultimo tentativo. Qua, scusate, metto il volume. Sti cavoli, ci ho sperato un attimo nel number one. Nada. Vabbè ragazzi, il video finisce qua. Noi ci vediamo prossimamente con il prossimo episodio. Dunque probabilmente avremo LR anche Goku. E poi si va verso Broly e Trunks. Alla prossima!